Ecco come è stato montato sul mio arco il rest sbigamato. Vedete, io gli ho dato, alla fine ho dato 2,5 giri di ritorno dalla battuta, e per me 2,5 giri sono la sensibilità di pressione, vedete, la sensibilità della pressione che fa sì che io ho la rosata migliore a 18 metri. Con questa rosata a 18 metri io sono in linea da 5 a 50 metri e i 5 metri, da 5 a 10 metri sui pidocchi, le frecce volano dritte perfettamente, non hanno nessuno sbalzo di rimbalzo. Niente, è stato messo qua il dado, il bullone per poterlo fermare, poi abbiamo il nostro bottone. Questo, vedete, è lo spigamap. Vedete dalla parte opposta, invece, su tutti i tipi di archi funziona bene, perché anche su questi tipi di archi che sono molto stretti, vedete che qua c'è questa luce. Negli archi spigarelli, dove per l'appunto è fatto apposta il rest, questa luce non c'è e il rest va esattamente abbattuta con il riser. Ecco, questo è lo spostamento che io ho ricercato e che ho ottimizzato in questo modo qua. Ovviamente, agendo sulle altre viti, io ottengo anche il classico ritorno del rest magnetico e lo posso regolare di conseguenza come preferisco. Ok?